Dal cuore dell'Emilia, a 286 km del Valdarno, il Montevarchi torna con il terzo successo esterno del campionato al comunale di Carpaneto Piacentino in rossoblu. Tornati alla difesa 4 con centrocampo a rombo, giocano un primo tempo quasi perfetto. Giornata estiva, Aquilotti seguiti da un'ottantina di tifosi. Cronaca, 18esimo, cross di Zito, mancato da Franchi sotto misura. Crescono poi i ragazzi allenati da Rigucci, al 25esimo fanno gridare al gol. Biagi e Sussì, gran colpo di testa, Herrera devia distinto. Rompe l'assedio il team di Rossini, sempre sconfitto in casa, con il tentativo di Luca Franchi dal limite. Pellegrini si distende, fa sua la sfera sul rovesciamento di fronte, combinazione vincente, Fofi e Sussì, eluso il recupero di difesa e portiere, palla deviata dal bomber magrebino nel sacco, terzo centro per Adnan nel torneo. Ripresa, Carpaneto più deciso, un paio di potenziali occasioni in avvio non sfruttate. 12esimo, Zito si libera, la sventola, supera la traversa alla mezz'ora e poi pericolo vero. Solo Soletto, Rossi si mangia al pari e si dispera. La Vigor ci crede, la disposizione del rossoblu concede solo il minimo sindacale. Ci pensa Pellegrini a dire no a Mauri al 34esimo e a Rantier al 37esimo. Il francese si fa ammonire per simulazione. Ultimo brivido prima del fischio finale del bresciano Nicolini al 47esimo, quando Alessandrini va giù in aria chiedendo invano un penalty. Vince l'Aquila che vola a 2 dalla vetta e attende mercoledì la corazzata emolese.